oggi 15 giugno 2012 è stata inaugurata presso l'ex Palazzo delle Poste il Nulla Lucente a Pierpaolo Pasolini e alla dolcissima Ilaria. La mostra con opere di Claudio Vino e del fotografo Gianni Zanni. La mostra nasce dalla sedimentazione di elementi creativi dell'opera di Claudio Vino, in un luogo ideale dell'espressione tragica della vita di un padre, a cui viene improvvisamente a mancare la figlia, proprio mentre entrambi, affatati dall'ars poetica senza tempo di Pasolini, andavano distillando personali ma coincidenti visioni in merito alle tematiche del grande artista, regista, uomo di cultura e intellettuale impegnato. Per affinità di ricerca sull'espressività naturale tradotta in scatti fotografici, al progetto si è unito Gianni Zanni. Abbiamo intervistato Alvaro Spagnesi, curatore della mostra. La mostra di Claudio Vino e Gianni Zanni, che si chiama Il Nulla Lucente, è dedicata a Pierpaolo Pasolini e Ilaria Vino. Diciamo che nasce da una congiuntura di episodi, di fatti anche purtroppo casuali che si sono verificati, e parte da una perdita che è la morte di Ilaria Vino, la figlia ventunenne di Claudio Vino. Come vedrete anche dalla locandina ci sono varie iniziative che sono tutte incentrate a questo, in questo discorso del dolore, del ricordo, della scomparsa di una persona cara. Come ha detto anche Emiliano, è forse una mostra dell'amore, io l'ho definita con Eros e Thanatos. Ricordiamo quindi che la mostra sarà aperta fino al 30 giugno 2012.